Il derby del Valle Anzuca tra Francavilla e Pineto finisce in parità, gara decisa dagli ingressi dalle panchine e segnata dai giovani Fiumara, classe 98, e Paravati, classe 2000, ad ennesima dimostrazione della qualità dei ragazzi presenti in categoria. Iervese recupera rispetto alla gara di Avezzano sia Baba Youssef in mediana sinistra che Romeo in difesa, che completa il terzetto con Diceco confermato al centro e Sembroni, davanti Banegas e Alexic. In casa Pineto invece torna Della Quercia, anche lui dopo il Viareggio, e Amaolo si affida al 4-2-3-1. Pezzotti scala in difesa mentre il 2000 di Renzo si piazza a sinistra del terzetto composto da Mariani e Ciarcelluti alle spalle di Tomassini. La prima conclusione benché velleitaria di Palumbo, il cui sinistro però non impensierisce Mazzocchetti. La risposta ospite nel mancino più pericoloso di Ciarcelluti dall'interno dell'area di rigore, che Fargione disinnesca in maniera plastica. Al 13° altra conclusione dalla distanza di Alexic, ma anche stavolta Mazzocchetti non ha particolari problemi nel controllo della sfera. Al 20° il traversone di Mariani trova la deviazione di Tomassini per nulla semplice, la torsione della punta è apprezzabile ma il pallone è debole. Per il resto accade poco o nulla, più Francavilla che Pineto, squadre però guardinghe con poca voglia di scoprirsi troppo. A ridosso della mezz'ora botta e risposta, ci prova Palumbo con la sventola alta sopra la traversa dopo la percussione personale. Il Pineto risponde un minuto dopo col piazzato di Pezzotti, una parabola mancina che sfiora l'incrocio dei pali con Fargione sorpreso dalla traiettoria. Al 41° Palumbo ha sul destro la punizione dal limite, col Pineto intero a protezione della porta di Mazzocchetti, pallone che si infrange sulla barriera. Altro piazzato, stavolta al 44° di Mariani, conclusione tesa che filtra ma trova i guanti di Fargione a respingere la battuta, con Marianeschi che non trova il tempo del tap-in. La ripresa si apre al quarto col bolide da posizione defilata di Baba Youssef, che scalda i guantoni di Mazzocchetti attento nella respinta. Amaolo inizia Fiumara per Marianeschi al 53° e viene subito premiato 3 minuti più tardi. Proprio dell'esterno destro infatti la diagonale preciso a conclusione di un'azione tutta verticale orchestrata da Mariani e finalizzata dal neo entrato dopo il velo di Tomassini. Il Francavilla prova la reazione al 63° con Alexic, traversone che diventa un tiro che sfiora il palo destro di Mazzocchetti. I giallorossi di casa alzano il baricentro, gli ospiti si affidano alle ripartenze negli spazi lasciati dai Verroni di casa. Al 75° Fargione però deve superarsi su Gragnoli, entrato da 4 minuti al posto di Tomassini. Il numero 9 è bravo a superare Diceco, botta di destro all'estremo di casa e super a mettere la mano destra per deviare la conclusione. Il Francavilla preme, a 10 dal termine sfiora il pari, Palumbo allarga per Molenda, traversone col contagiri per la testa di Alexic che impatta male dal limite dell'area piccola e grazie a Mazzocchetti. Al minuto 84 ancora Pineto, il corner di Pezzotti trova la testa di Esposito, arrivato in area a saltare, buono l'impatto, meno la mira del centrocampista, pallone alto. Altra mossa vincente dalla panchina, stavolta la sfodera iervese che all'85° inserisce il classe 2000 Paravati. Nemmeno 60 secondi e Banegas pennella il traversone proprio per la testa del giovane attaccante che trova il primo gol in campionato. Il Francavilla ormai con 4 punti ci crede e cerca il successo, che però dall'altra parte sfiora il Pineto con Gragnoli che gira in maniera prepotente il servizio di Esposito dal centro dell'area di rigore, trovando però ancora la risposta di Fargione. Finisce 1-1 e il risultato probabilmente scontenta entrambe, perché la rincorsa playoff si fa complicata per le due squadre e i rispettivi impegni di giovedì contro il Matelica per il Francavilla e contro l'Agnonese per il Pineto sembra avranno il compito di regalare una Pasqua migliore alle due formazioni. Pierluigi Iervese, un pareggio strappato nel finale quando il Francavilla insomma aveva cercato di mettere dentro tutto quello che aveva per trovare questo 1-1. Io non so come l'avete vista voi, ma se avessimo perso questa partita, io credo che soprattutto per il gol che abbiamo preso un gol da una ripartenza, forse una delle poche volte che il Pineto si è avvicinato alla porta nostra, a parte la gran parata che ha fatto Fargione che ha salvato il risultato in quel caso. Però devo dire che abbiamo, secondo me, fatto una buonissima prestazione il primo tempo, nonostante siamo andati sotto di un gol, la squadra non ha perso l'equilibrio, ha continuato a giocare e abbiamo avuto, credo, 3-4 occasioni dove dovevamo fare gol, quindi in questo momento faccio veramente fatica perché ci capita spesso che arriviamo negli ultimi 25 metri e poi ci arriviamo pure bene con una costruzione, con palla a terra, poi però gli ultimi 25 metri dobbiamo essere più cattivi, lo diciamo da tanto, sono contento che ha fatto gol il ragazzino Paravati perché
si sta allenando con noi da un po' di tempo e vedo che il ragazzo ha veramente come delle buonissime doti tecniche, è un ragazzo che vede la porta e per fortuna oggi ha fatto gol e siamo riusciti a rimediare al gol preso dal Pineto. Marco Pomante, c'è un po' di amarezza per il pareggio arrivato nel finale quando il Pineto sembrava nelle condizioni di portarlo a casa questa partita? Sì, rispetto al primo tempo abbiamo fatto un secondo tempo d'alto livello. Dispiace perché essere raggiunti così, c'è un po' di rammarico perché la partita la potevi chiudere, ha avuto le occasioni per chiudere, non è stato bravo il portiere loro perché ha fatto 2-3 interventi da categoria superiore. Dispiace, però c'è anche da dire che di fronte a una squadra che gioca un buon calcio, e non mi vergogno a dirlo, il primo tempo sinceramente ci ha messo in grossa difficoltà, però se vai a vedere le occasioni, diciamo che le abbiamo avute più noi, però il risultato secondo me ci può stare. C'è un po' di rammarico perché è venuto negli ultimi 10 minuti. Questo risultato immagino che crei amarezza non solo per il pareggio in sé e perché il rilancio in zona playoff è mancato. Sì, abbiamo visto i risultati, mi sa che Castelfidardo e Vastese hanno perso e quindi abbiamo guadagnato un punto, però il rammarico è quello perché ne potevi guadagnare altri due, però